cosa, è un inserito, ho tantissimo, l'esposizione di Maria Laura Turco. Visto però che siamo noi un gruppo di persone più o meno numeroso che dovrebbe familiare sull'argomento, ti volevo chiedere se era possibile avere, diciamo, in maniera sintetica questo excursus che tu hai fatto sulle leggi, su anche dove stiamo andando. Il ricorso lo manderò per la firma, in modo che è uno strumento di cultura nostro per sapere qual è lo stato dell'arte su sta roba e poter dare un contributo maggiore. Quella cosa per sempre. Riguardo all'unione dei comitati, se fosse possibile, non so se ci sono esponenti qui dentro, se si potesse, diciamo, organizzare un pochino meglio, nel senso che dati una struttura un po' più efficace, un po' maggiore informazione, maggiore democraticità, perché io ad esempio faccio parte di un comitato di quartiere, Parco della Vittoria, tra l'altro abbiamo votato per la delle qualità. Per poter ci siamo ritrovati che facciamo parte del comitato senza la regola, dovremmo fare in modo tale che va bene tutto qua. Sono emersi insomma una serie di problemi di situazione di territorio dove siamo sempre più o meno le stesse persone responsabili, che insomma dobbiamo cercare di uscire più forti, più organizzati, perché sono problemi e tematiche sono diverse. Si può portare Gabriele, quella è una cosa che dobbiamo veramente fare un diagramma, gruppi di lavoro di due persone che dobbiamo lavorare su quel tema, su quel problema. Poi, questione a decapare, benissimo, organizzare proprio delle azioni con il fatto di essere umano, come dice la parte azione, quella è fondamentale per tutti. Quindi, come abbiamo iniziato il discorso con quella lettera di Eugenio Giuliano, quindi fare ancora un gruppo su quel tema lì, quell'argomento lì. E aspetti, diciamo, ecologici, ambiente e sistema, specializzato, diciamo, fare un altro gruppo di questo e via dicendo. Poi, ecco, come si è detto, diciamo, alle aule, il discorso del mare. Dobbiamo aspettare maggio, ma pure come diceva Fausto, che a febbraio era partito, ormai no, moriva l'estate, ora ne parleremo. No, ma ripartiamo subito. Perché io dico, la prima giornata di soli, 3, 4, 5, telecamera alla mano, proviamo ad andare al mare. Oppure potrebbe essere che qualcuno che corre, fa una passeggiata sulla spiaggia, si sente male, chiamiamo l'ambulanza. Dove entra l'ambulanza? Se c'è una persona sulla spiaggia che magari ha bisogno di aiuto. Anche per soccorsi in mare. Io e Laura siamo come Maria Laura, facciamo. Vabbè, quindi io intanto vi invito a Susan. Io intanto vi invito a Susan, iscrivervi alla federazione 2005-2006. Quindi già cerchiamo di partire 2015-2016. Scusate, ma è la fase. Abbiamo l'esercito alle spalle, non abbiamo l'esercito alle spalle. Quindi questo è quanto. E che volete dire? Siamo arrivati. Sì, no, io volevo aggiungere soltanto un paio di cose molto banali che sono quelle appunto relative a quelle che sono le amministrazioni, quelli che sono i preposti per far rispettare le leggi, eccetera, eccetera, che sono praticamente un problema grosso. Perché penso che potremmo passare 2-3 giorni a elencare le varie inadempienze
pesanti dei balneari. A parte per ECI, a Bolkestein, eccetera, eccetera, anche nelle concessioni, proprio negli atti di concessioni, sono previste alcune regole da osservare che possono portare alla revoca della concessione stessa. Però è come se non ci fossero, perché praticamente nessuno se ne fila per niente. E vabbè, questo è quanto. Adesso noi abbiamo... un'altra piccola parentesi. Per quanto riguarda l'informazione, è un grosso problema. Cioè Paolo, per esempio, che dove riesce a infilarsi, per esempio ieri ha parlato a nome della situazione Mare Libero, quanto dura. Stamattina, no? Ieri. Vabbè, scusate, a cavallo le cose, la giornata è stata lunga. Quindi, noi eravamo partiti con un bollettino dell'associazione Mare Libero, che possiamo pure fare un altro gruppo di lavoro sull'informazione. Abbiamo messo su pure c'è qualcuno che potrebbe farlo e lo farà. Come? Sì. C'è qualcuno che potrebbe farlo. Sì, quello è un altro grosso problema, un altro grosso scoglio che noi dobbiamo superare.